Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli, questo è il nostro sabato primo, anche se il secondo nel tempo cronologico, ma è primo per ricordarci di consacrarlo a Maria. Quindi vivremo la nostra preghiera di oggi con lo sguardo verso il cuore immacolato di Maria. In questo tempo di Natale, che ormai svolge a termine, siamo alla vigilia anche della domenica del battesimo di Gesù, ricchi di piene emozioni e di sentimenti che si sono nutriti di questa luce, di questo amore che abbiamo visto uscire dalla grotta di Betlemme e che vogliamo adesso viverlo nella nostra ferialità, nella nostra quotidianità, questo impegno con Gesù di orientare sempre di più il nostro cuore verso la salvezza eterna. Prima di celebrare degnamente i santi misteri, apriamo il nostro cuore al Signore e chiediamo umilmente perdono a Dio dei nostri peccati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed ormai tardi, concedami in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma gli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma gli dissero: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e disse: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti al gruppo sull'erba verde. E sedettero al gruppo di 100 e di 50. Prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò il pane e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise in 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, quanto restava dei pesci. Quello che avevano mangiato erano i pani, erano circa 5.000 uomini. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, questo nostro incontro di oggi, che nella liturgia lo vogliamo celebrare con quell'entusiasmo, quella gioia che il mondo ci toglie e che Dio invece ci dà. Il mondo presenta sempre i suoi caratteri, le sue caratteristiche, le sue modalità di sofferenza, di imperfezione. È chiaro che il Signore ci ha voluto dare una casa come quella che il mondo per poterci far godere dei beni spirituali, che è la sua presenza nella Chiesa, la sua presenza nei sacramenti. Ma non sempre noi siamo soletti, siamo pronti a comprendere effettivamente quello che il Signore ci vuole dare come dono gratuito. Ma questa sua gratuità, questo suo immenso amore non si ferma davanti agli ostacoli, davanti alle situazioni di difficoltà che possiamo avere sia a livello personale che sia a livello della storia di ciascuno.
ci viene sempre incontro parlandoci di quello che è la sua natura. Dio per natura è amore, è un amore che supera tutti i limiti dell'umano, un amore che supera tutte le paure, le fragilità, ed è talmente forte questo amore che è un amore di verità, un amore che trasforma non soltanto il cuore di un uomo, ma il volto di un'intera società, di un'intera comunità. Per questo il Signore ci invita proprio a conoscerlo come la prima pericope della prima lettera di San Giovanni ci dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio. È chiaro, perché chi vive nell'esperienza dell'amore, chi dona l'amore, non fa altro che essere immagine dell'amore di Dio, un'immagine di Dio che impressa in ciascuno di noi, come ci ricordava Genesi 1:26-27, che l'uomo è stato posto da Dio davanti a Dio ed è immagine e somiglianza di Dio. Questo amore di Dio però si è concretizzato al di là nella storia salvifica dell'Antico Testamento, si concretizza, abbiamo visto la notte di Natale, il Verbo si è fatto carne, Gesù di Nazareth che assume un corpo, non a condizione di peccato, ma per condividere tutta la dimensione umana nostra, un'umanità che è capace di elevarsi per trasformarsi in un cammino verso la santità, in un'umanità che è capace anche di cadere negli abissi rifiutando l'aiuto della parola che porta luce, che porta salvezza. E allora Giovanni ci insiste molto, no, su questo aspetto. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio perché attraverso lui noi possiamo conoscere la vita, quindi ci presenta proprio quel Verbo che si è fatto carne, che ha celebrato in una maniera spettacolare in quella pagina del prologo che abbiamo letto sia nel giorno di Natale che nel giorno della seconda domenica dopo Natale. E Giovanni ci fa contemplare questa bellezza della parola increata che si crea nella persona, in quel bambino che viene a noi oggi, anche in questo tempo difficile, a parlare dell'amore. Infatti dice: l'amore, in questo sta l'amore, non siamo noi stati ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amato per primo. E Maria tutto questo l'aveva compreso nella sua esistenza, in quel suo camminare peregrinante nella fede. Ecco, oggi contempliamo proprio l'immagine di Maria orante, Maria in preghiera, che con il dono di quella fede che ha caratterizzato la sua storia umana e spirituale, Maria con la sua fede si apre a quello spazio interiore nel quale l'Eterno Padre può colmarci di ogni benedizione spirituale. Maria quindi precede nella sua disponibilità radicale e rende possibile, segnando una dipendenza da parte dell'Eterno Padre, a quale, ecco, Maria nella sua preghiera contempla sempre questo stupore del Padre che la invita a collaborare con la salvezza e di portare nel suo grembo la sua parola, ecco l'incarnazione del Verbo di Dio. E quindi questa incarnazione, questo segno d'amore che Dio ha fatto per l'umanità, è un segno di verità, e come tutte le verità sono immutabili ed eterne. Maria naturalmente in tutto questo ha esercitato anche la virtù della speranza, quella speranza che per benevolenza del Padre ha accompagnato tutta la sua vita, come la vita sua personale, ma la vita di tutta la storia dell'umanità,
per cui la Vergine è che è proprio posto in questo spazio di speranza tra Dio e l'umanità, colei che con il suo sì aiuta a compiere quella volontà del Padre di voler rispondere a quella speranza dell'uomo di voler riconciliarsi con Dio, e avviene soprattutto mediante l'opera di Maria che con il suo sì ci riapre a noi la speranza di poter riabbracciare l'eterno amore del Padre che avevamo perso a causa del nostro egoismo, a causa della nostra ribellione, a causa della nostra superbia, che ci aveva messo in una condizione di non stare più davanti a Dio. E allora, ecco, Maria con la sua preghiera ci sollecita, ci invita proprio a riprendere questo cammino di ferialità del nostro percorso umano e spirituale, dove la preghiera dovrà essere la base, il centro della nostra relazione con Dio. Una preghiera vissuta come dono, come offerta, come intercessione, proprio come Maria che instancabilmente è sempre a intercedere per tutti noi presso il suo Figlio, dove quella intercessione la tocchiamo con mano, come il Figlio l'ascolta nell'episodio delle nozze di Cana: fate quello che vi dirà. E Maria anche a noi, ecco, ci chiede che la sua intercessione è assicurata, però chiede anche a noi di poterci mettere in quella condizione di ascolto della parola e di metterla in pratica, per cui la parola diviene lo stile del discepolo che Gesù ha voluto attraverso i suoi insegnamenti, che trasformano, che rilevano e ci conducono giorno dopo giorno verso la salvezza eterna. E allora lasciamoci afferrare anche questo sabato dalla preghiera, lasciamo che il nostro cuore si lasci accatturare da quest'immagine straordinaria di contemplazione degli occhi dell'anima su Maria orante, Maria che prega, Maria che intercede, Maria che diventa strumento di mediazione tra l'umanità e Dio, affinché il Signore, ecco, possa correggere anche a volte quell'umanità che sbanda, quell'umanità che, come hanno prefigurato anche alcune immagini bibliche, di vedere come un popolo senza pastore, senza una guida. E credo che anche oggi noi tutti viviamo un po' questo smarrimento dei punti di riferimento, dei punti dove possiamo dire, almeno è un criterio di verità per cui posso seguire quella dimensione, quella realtà. Un grande caos e confusione dove il male cerca di regnare, cerca di sopraffare la vita di ogni uomo e di ogni esperienza spirituale. Ma noi apparteniamo al mondo della luce, al mondo di Dio, al mondo della figliolanza, come ci direbbe Giovanni. Dobbiamo quindi sperare, dobbiamo convertirci e sperare per essere sempre sostenuti dalla grazia del Signore, dalla preghiera di Maria, per continuare a vivere l'esistenza come dono, l'esistenza come momento di gratuità che il Signore ci ha dato, per poter realizzare nel cuore di ciascuno di noi quel progetto di santità che Dio vuole realizzare nella vita di ciascuno di noi, per cui tutti gli ostacoli, gli impedimenti, tutte le situazioni di paura e di ansia svaniscono se noi rinnoviamo con fermezza la nostra fede, affidandoci a Gesù, affidando a Maria il nostro futuro, il nostro destino, quale noi sappiamo che loro sono coloro che ci vogliono bene realmente, un bene per l'eternità. E allora dobbiamo consegnarci tutto noi stessi nelle loro mani, nelle mani di Maria e di Gesù, sapendo che l'epilogo della nostra vita sarà quello di essere eterno nella vita di Dio, quindi di salvarci per l'eternità.